più delle parole possano dare una motivazione sul perché visitare i nostri musei, no? La domanda che lei mi faceva. E però aggiungerei, la visita è un elemento della vita del museo, non è tutta la vita del museo. La vita del museo è ricerca, è conoscenza, è diffusione della cultura, è apertura al sociale. Oggi sempre più i musei sono strumenti di conoscenza dinamici nel territorio. Il relatore che mi ha preceduto richiamava l'immagine della Campania, no? Della Campania come terra felix, nell'accezione proprio dei latini di territorio fecondo, produttivo, no? Che è un'immagine così radicata che, nonostante i guasti appunto raccontati da queste storie recenti, permane come una linea rossa nella nostra storia. Ebbene, i musei sono l'immagine viva, l'immagine bella di questo territorio. Ed è fondamentale che in quell'azione di recupero che veniva richiamata, i musei possono svolgere diciamo questa funzione di attrazione verso la bellezza e verso la storia. Cultura, io lo intendo questo termine nel senso proprio del termine, no? Come veniva inteso dai latini, cultura come coltivazione. Coltivare le persone, coltivarsi, significa avere la capacità di discernere sempre con spirito critico le cose che ci circondano e avere la capacità di crescere in un territorio e contribuire, come dire, a far crescere un territorio sano, liberando direi anche attraverso questa operazione di coltivazione personale quella parte diciamo brutta, inselvatica che può caratterizzare le persone. Grazie direttore, insomma il suo intervento offre tanti spunti di riflessione e chiedo sponda prima a Luigi Ferraiolo, che noi conosciamo come giornalista del Tribunale di Udine, ma oggi presente qui come creativo. Insomma, Luigi ha messo in piedi tantissime attività culturali legate proprio ai beni culturali, insomma, della nostra terra e anche poi per l'Anda Caviglione del UNESCO. Ha detto il direttore, no? I teatri, i musei devono essere immagine di bellezza e vita, no? Quindi Luigi, la domanda che ti faccio è come possono i beni culturali proprio avere proprio questa funzione di fruibilità massima senza però poi andare a distorcere la loro natura, insomma, di musei? Buonasera, innanzitutto io faccio una provocazione, così andiamo direttamente al tema dell'argomento. È interessante, anzi interessantissimo, questa idea di mettere insieme gli stati generali della cultura di terra di lavoro. Però, siccome sono qui accanto alla Yolanda Caviglione, che ha fatto tanto in questa provincia, e c'è con me il direttore Salerno, un saluto lo diamo anche al direttore Maffei, che non c'è, ma che è rimasto bloccato, perché la situazione è semplicissima, e ovviamente poi dopo invito Yolanda, con il suo gusto polemico, a intervenire. Non I musei, persone importanti attraverso non solo per quello che hanno e per l'attività espositiva, e in sala ci sono tante persone che di musei se ne occupano, hanno studiato o lavorano all'interno del ministero o hanno studiato questi temi, ma sono importanti soprattutto anche per la rappresentazione che di questi musei e di quello che contengono delle opere e quindi della loro funzione viene fatta verso il pubblico. E allora forse nel nostro sistema, in questa società,
probabilmente più importante, o diventare talmente importante con la tutela e con la conservazione, anche un'attività di comunicazione e provocazione del bene culturale in sé, perché se il bene culturale in sé non viene comunicato, poi a tutta l'età non viene fruito, potremmo fare tantissimi eventi. Qui c'è il Museo di Calazia, il Museo di Alife e il Museo di Piano, cioè due luoghi importantissimi della terra di Lamuro romana e anche precedente, perché come di Calazia era, non voglio entrare nel tema, ma chi qui in provincia di Caserta, anche in sala, conosce uno dei pezzi, come dire, simbolici? Per Alife direi senz'altro questo oggetto, vedete, del IV secolo avanti Cristo, con una donna di profilo, ed è importante perché, guardate, noi siamo abituati a guardare questi oggetti attraverso l'occhio degli storici dell'arte classica, legati appunto alla visione del mondo greco, dove ad esempio la rappresentazione del mondo femminile era esclusivamente legata alle divinità oppure ai muscoli. Le donne apparivano su questi vasi, solo su questi vasi provenienti dalla Grecia, solo come divinità o come muscoli. Questo oggetto è particolare perché capovolge questo criterio. È il mondo delle donne reali che nel mondo italico entra su queste rappresentazioni. Quindi, allora, ci soffermiamo per Teano, scelgo questa, la statua di divinità che vedete da qui alla vostra sinistra. È una statua particolare perché, mentre nel mondo campano conosciamo tutti la rappresentazione delle madri, no? Con i bambini in braccio, queste popolazioni, le popolazioni sicilie, adottano un modello totalmente diverso. È la madre, simbolo della comunità di guerrieri, che porta i bambini sulle spalle, e non è la dea materna, ma è la dea guerriera. Quindi anche in questo senso c'è un senso completamente diverso della maternità, che viene totalmente rivoluzionata rispetto all'aspetto che conosciamo dal Museo di Santa Maria Acqua Vetere, e come oggetto scegliamo come elemento questa statua, che è una statua di un satiro che ci porta direttamente nel mondo, diciamo, dell'agiatezza delle ville romane, no? Con questi giardini che venivano, in cui venivano ricostruiti ambienti legati al mito, con giochi d'acqua, con rappresentazioni di ninfe, con rappresentazioni di paesaggi marini. E questa statua è l'emblema di questo mondo, che era un mondo strettamente legato alla ricchezza delle produzioni campane. Abbiamo il prete ufficiale del nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. In provincia di Caserta, tra le varie cose che abbiamo elencato, dal dottore Salerno, nessuno è diventato un simbolo di un monumento, nessuno è diventato un simbolo di un territorio, di quelle elencate, anche se per esempio sia questa del Museo Archeologico di Santa Maria del Capo Antica, sia quella di Teano, che è una grandissima bellezza come la stessa di Alife. Mentre invece, per esempio, qui manca il Museo Campano di Capua, le madri sono diventate una provincia, cioè, come dire, a due passi dalla provincia di Caserta. I carabinieri furono capaci nel 2005-2006 di farlo rientrare il cratere di Europa, cioè il cratere che viene considerato il lago più bello del mondo e che è anche il simbolo dell'Europa, che è custodito nel museo archeologico di Monte Sacro del Sannio Caudino,
dell'Italia nella grande mostra culinaria sui monumenti che rappresentavano l'Europa. Poi è stato addirittura a Bruxelles, nel salone d'ingresso, nella grande sala d'ingresso della Commissione, come simbolo dell'Europa. Creare dei miti sul nostro patrimonio. Io, per esempio, confesso l'ignoranza, la donna guerriera italiana non la conoscevo, ma è ancora più grave perché occupandomi di questo, lavorando incessantemente su questo territorio in Italia, ma partendo dalla provincia di Caserta, anche da Caserta Vecchia, come dire, è gravissimo per me che non l'avessi conosciuta. Ovviamente un merito per Yolanda Capiglione, ma Yolanda però fa questo lavoro, come dire, è anche brava nel suo lavoro. Allora cosa significa? Cioè, se noi abbiamo questo patrimonio, abbiamo questi monumenti, ma non li sappiamo vendere, tra virgolette, una volta che avrebbero fucilato il Ministero del Collegio Romano per dire una cosa del genere, mentre invece però deve entrare all'interno della cultura anche dei funzionari del Ministero e dei direttori dei musei archeologici e dei musei nazionali. Perché se noi non riusciamo a far diventare le opere culturali, il mezzo patrimonio che abbiamo, un patrimonio in cui si fruisce, perché attraverso la comunicazione si permette la funzione della bellezza, la bellezza a sua volta evita, non funziona. Stasera parliamo di musei e accetto naturalmente l'invito alla riflessione che fa Luigi, però le cose non sono esattamente come dice lui. In che senso? Ha ragione quando dice ma questo vaso bellissimo in realtà non è diventato il simbolo di alcunché. E però vorrei ricordare a tutti che in particolare i musei archeologici sono stati fino a non molti anni fa, pochissimi anni fa, innanzitutto permettetemi di dire che i musei archeologici della provincia di Caserta quasi tutti tengono sia 9-30 anni, non tanto di più. Sono musei molto giovani, addirittura quello di Santa Maria Capovetro forse ha 20 anni, il cosiddetto museo dell'antica Capua. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo fatto passi da gigante. Nel giro di 20, 30, 40 anni noi siamo diventati una delle grandi capitali della cultura storica archeologica del mondo, perché è una storia che in qualche altro momento ci sarebbe anche interessante fare, invitando chi ha pensato e ha voluto tutto questo, che è Stefano De Caro, ovviamente incontrando le volontà delle istituzioni locali. Moltissimi oggetti, poi è fatto bene a ricordare il vaso d'Europa, moltissimi oggetti noi li dobbiamo al lavoro incessante, costante, perenne dei carabinieri, questo è vero, ma che cosa è accaduto dopo l'istituzione dei musei? C'è stato un problema di restauro delle strutture, quasi tutti i nostri musei, io ho finito adesso un libro sui musei della provincia di Caserta, sono 400 pagine. Quasi tutti i musei della provincia di Caserta sono siti in palazzi storici. Maddaloni è nel palazzo Carafa, non voglio fare, ma quando volete sono a vostra disposizione. Quindi c'è anche un problema di gestione, anche economica, di strutture che vengono da molto lontano. Ciò che mi preme dire è, fino a non molto tempo fa, i musei erano i luoghi della conservazione, della ricerca, della storia. Questo è diventato piano piano il luogo della conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici. Questa parola strana, perché io posso valorizzare, lo dico ovviamente in maniera provocatoria, pure mettendoci un bel faro colorato. Quando mi dicono hanno fatto questo per dare notorietà, rispondo sempre, se facevi il concorso per Miss Bikini o Miss Nudo, invece di fare questa cosa, e quanta gente ne vede più. La valorizzazione si sta costruendo piano piano, in maniera forte però, nei nostri musei, perché noi abbiamo cominciato pensando rispettosamente, secondo me,
che valorizzare significasse far conoscere attraverso convegni, attraverso seminari, aprendo le porte dei musei. Quando è nato il Museo di Mondragone, è un museo civico voluto fortemente dall'allora sindaco Conte. Io non sono del partito di Landolfi, non lo sono mai stato e non lo sarò mai, però già diceva l'idea, voluto dal sindaco di allora. Landolfi ci ha messo una forza infinita, ha incontrato degli archeologi appassionati, bravissimi, nasce questo museo che subito dopo, non è un problema politico, questi partiti con la politica non c'entra, sto raccontando una storia, perché i musei civici nascono perché le istituzioni locali puntano i piedi, alzano la voce, mettono i soldi, che poi non sono tanti come si crede. Cioè, nei quattro comuni io vado, Antonio è buon testimone, peregrinando, dicendo: ok, non ce la fate ad avere un museo, aprite un piccolo antiquario, comprate delle vetrine, costano 10.000 euro, 15.000 euro, mettetele nella stanza del sindaco, che per definizione ha una sicurezza, e cominciate a raccogliere, prima che si disperdano qualche volta, 20 pezzi, 30 pezzi. Dopo questa fase dell'apertura dei musei, per raccontare un libro, per raccontare la storia di una Stato che è stato fatto su questo territorio, adesso su questo territorio, Luigi, lo dico a tutti, è esplosa una cosa bellissima. Che cosa? Teano. A Teano ormai già da qualche anno, con la collaborazione anche del Club dell'UNESCO, è nata un'associazione degli amici dei musei. Si tengono conferenze che non sono più la storia del gioiello tardo etrusco nella polifonia, no, pure questo però si deve fare, perché quando non si conoscono gli oggetti, i ladri hanno ragione. Io dico sempre, noi dobbiamo conoscere il territorio, dobbiamo fare mappe, pubblicarlo, perché altrimenti con parole, i ladri nei musei, la gente, la distruzione, è molto facile. Bene, dopo, accanto a questo, si fanno concerti, si fanno presentazioni di libri, anche non proprio la metafisica dell'etica, dell'archeologia del passato, no, anche libri, la vita di Marianna Giuseppina. Si fanno cose un poco più pop rock, che sono importanti, perché ci si rivolge a un pubblico giovane, a un pubblico diverso, a un pubblico più appassionato, e se ne fanno tanti, se ne fa. Tra l'altro è un vanto anche della provincia di Caserta l'orchestra da capo di Antonino Cascio, ma non si fa solo questo, per la verità. A Maddaloni è un po' più rock, si fanno concerti, si presentano libri diversi, accanto alle altre cose che sono più di ricerca naturalmente. A Galizia abbiamo fatto delle mostre, perché le mostre attirano Napoli. Questo significa che quello che ha detto Luigi, no? È meno... No, voglio dire che noi le cose le dobbiamo guardare con gli occhi della storia, con l'occhio lungo. Luigi ha ragione, noi dobbiamo aprire sempre di più, però dobbiamo sapere che musei sono musei. Cioè, non è che possiamo trattare il museo come un centro locchettaro. Ma lui voleva dire esattamente quello che dicevo io, che sto dicendo io adesso, non è che gli è venuto in mente che il museo ha anche una sua dimensione iconica che noi non cancelleremo mai, grazie a Dio. Voglio dire un'ultima cosa e mi fermo. No, perché altrimenti noi abbiamo la sensazione che questo territorio sia un territorio sfilacciato, sia un territorio effimiente, carbonista, sporcaccioni, lungo, ma non è vero, non è solo questo. Io sono per tagliare un pezzo della provincia di Caserta e abbandonare il suo destino nel mare, questo è vero, però è il mio sogno. La realtà dei fatti è che noi, ciò nonostante tutta una serie di problemi, ebbene, abbiamo delle realtà bellissime, bellissime. Quando tu vai a Piemonte e trovi un museo un po' scarpato, perché l'ex amministrazione l'ha abbandonato, però
c'è stato un restauro meraviglioso del convento di San Domenico, c'è un museo civico bellissimo con reperti che vanno dal mondo romano al Settecento, con un museo civico. Sul territorio ci sono delle realtà che hanno visto l'impegno delle istituzioni, perché noi non possiamo pensare che le cose devono venire sempre da Roma. No, soprattutto per la salvaguardia del territorio è importantissimo. Io per esempio voglio per esempio a Caiazzo, dove ci sono delle cose, delle terrecotte bellissime. E io a Stefano Giannini, appena si lascia, perché adesso a Palazzo Mazziotti ci sono gli uffici comunali, appena finiti di restauro e se ne va, è chiaro che gli venga mille, dico Stefano, allora come prima fa? Ecco, in questa stessa sala ci sono persone meravigliose che in questa provincia stanno producendo una cultura raffinatissima. Di fronte a me c'è il professore Cirillo. Il professore Cirillo cura l'editor e il coordinatore di una collana di libri di storia di questa provincia, che è fra le più raffinate del mondo, tant'è vero che ha un board scientifico che viene da tutto il mondo e ci viene inviato. Così come accanto a lui c'è un giovane, Giuseppe D'Abraccio, laureato in archeologia e beni culturali con l'indirizzo archeologico, che ha proprio titolo gratuito, non è che viene dalla famiglia dei marchesi di Cocorico, ci mette del suo, accompagna la gente a visitare il Ponte Città, accompagna la gente a visitare l'ultimo, e poi mi fermo, dei nostri musei, è un museo che ho curato io, è il museo multimediale del Matese. Non è facile, però la gente viene, sembra strano, la gente viene e lui a titolo gratuito dà la sua disponibilità il venerdì, il sabato e la domenica per spiegare, accompagnare la gente. Ho citato due esempi di un top professor come il professore Cirillo, grandissimo studioso, raffinatissimo, e un giovane che si affaccia al mondo della ricerca e che lo fa a titolo gratuito. Io coordino una rete di 20 scuole, è una rete ufficiale, che si occupa della storia dell'Appia. A tenere insieme 20 scuole è una cosa da santa assai, e è difficile perché in questo momento le scuole hanno problemi, solo per questo. I professori a titolo gratuito, mettendoci i soldi, il tempo, la benzina, la carta, o computer loro, con i soldi loro, insomma, allora io devo dire, Signore, ti ringrazio. È vero che abbiamo tanti problemi, però il problema è che di fronte a me c'è l'ex sindaco Sabia Di Miglio che si è mandato un museo. Grazie. Grazie Yolanda. Tenente Croce, come si difende questo immenso patrimonio culturale che abbiamo nella nostra provincia? Sono al comando del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, che ha competenza sulla intera regione Campania, e è inquadrato all'interno di un comando che ha sede a Roma e poi una struttura che comprende circa un nucleo per ogni regione d'Italia. Come potete immaginare, è un settore molto specialistico che riguarda appunto la tutela del patrimonio culturale a 360 gradi, per cui parliamo di beni storico-artistici, archeologici, archivistici, paesaggistici, laddove il paesaggio, che molto spesso viene confuso con la tutela dell'ambiente, rientra invece a tutti gli effetti nella tutela dei beni culturali, in quanto contemplato è dall'articolo 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 42 del 2004, che è appunto il nostro codice dei beni culturali. Negli anni è stata avviata un'azione per cercare di riportare a casa questi reperti, che un lavoro di polizia giudiziaria che è stato fatto, portato avanti proprio dal mio comando, per dimostrare che questi beni sono usciti illecitamente dal nostro territorio.
Nel 2001 si è arrivato poi ad una sorta di compromesso, in realtà è stato sottoscritto un memorandum con gli Stati Uniti, per cui si è pensato bene, allora attraverso la diplomazia culturale, si è pensato bene di restituire molti di questi beni all'Italia e in cambio l'Italia ha iniziato a dare in prestito dei beni che noi tenevamo nei cavò. Quindi questi reperti che poi vengono prestati per un periodo di 5 anni, che vengono studiati, analizzati, esposti, dopo i 5 anni rientrano in Italia. Questo perché? Perché, tornando al discorso di prima, quello che interessa a questi musei è avere la vetrina ben allestita. È vero che noi adesso possiamo fruire di questi beni che ci appartengono, ma bisogna anche dire che molti di questi beni non possiamo che fruirne dal punto di vista estetico. Perché? Perché si è perso il valore storico. Nel momento in cui un bene viene depredato all'interno di una tomba a camera soprattutto, ecco che perde la sua storicità. Quindi, come si dice, viene decontestualizzato. Che cosa vuol dire? Che quel bene sì, lo vediamo, lo possiamo apprezzare dal punto di vista della forma, dal punto di vista estetico, ma non ci può raccontare nulla dal punto di vista il nostro punto di forza è la banca dati, dove ci sono registrate 1.200.000 opere all'incirca. Ecco, si vedono, assistiamo a numerose denunce da parte di privati e, ma soprattutto enti ecclesiastici che negli anni si accorgono di mancanza di beni librari, archivistici, ma soprattutto chiesastici, dei quali non si saprà più nulla, perché bisogna dare prova della loro provenienza, per cui è anche questa è una cosa che insomma, sulla quale bisogna puntare a livello degli ambienti quelli comunali, di quelli parrocchiali, nel senso di dover catalogare i beni. Questo è un aspetto molto importante, perché nel momento in cui il bene viene catalogato, viene rappresentato attraverso un'immagine, un minimo di descrizione, ecco che noi possiamo, anche negli anni, noi facciamo numerosi recuperi di beni che vengono venduti quotidianamente sui siti e-commerce. Ci sono tantissimi beni che vengono venduti sui siti e noi ne facciamo circa 2-3 a settimana di questi recuperi. Però molti noi non sappiamo la provenienza di questi beni. Capiamo che è un bene che sicuramente proviene da una chiesa, ma non conosciamo la provenienza. Grazie. Ringraziamo il Teatro del Museo Archeologico di Calazia. Avanti. Ecco, fermiamoci qua perché il Museo Archeologico di Calazia è l'unico in Campania che è stato edificato, è stato edificato come struttura, come palazzo, letteralmente sulla via Appia. Nelle fondazioni del Museo Archeologico passa la via Appia, il basolato della via Appia. Non sono ipotesi, ma sono i risultati dei saggi che sono stati fatti e poi delle ricostruzioni successive. Quindi possiamo prendere senz'altro questo come elemento di legame storico in una continuità plurimillenaria, direi, no? Tra c'è una sala invece al piano superiore, una sala multimediale che è dedicata alla ricostruzione del percorso dell'Appia proprio da Roma a Calazia, quindi passando attraverso i centri principali. È una sala che dal punto di vista della comunicazione funziona
tantissimo le scuole del territorio vengono per vedere questa sala e poi ovviamente restano così affascinati anche da quello che c'è dagli altri oggetti, dalle altre opere che ci sono nel museo. Ecco, tra le opere che vedete qui nella slide, io ne sceglierei una in particolare, che è quella che vedete in alto, che è una spilla, una fibula, dicono gli archeologi, no? Una spilla in bronzo. E perché la scelgo? Innanzitutto perché è l'oggetto più antico tra quelli che vedete, risale al IX secolo avanti Cristo, ma perché ci restituisce attraverso un'immagine ideale, un'immagine ritualizzata, perché su quella spilla ci sono uccelli acquatici, ci sono barchette, c'è una divinità al centro, ci restituisce l'immagine di quella che era la pianura campana in quella fase, cioè una pianura ricchissima di aree acquitrinose, di boschetti, con una biodiversità straordinaria, e contrariamente a quello che si dice di solito, no? Ci sono tipi di economie che si adattano a questi paesaggi senza la necessità di cambiarli e di bonificarli, no? Il professore parlava prima di tutte le attività di bonifica che sono state condotte, ma perché rientrano in un tipo di economia produttiva che chiaramente esige il massimo, il massimo in termini di resa da questi terreni. Erano culture che avevano chiaramente un altro tipo di adattamento all'ambiente in cui vivevano. Io dico sempre, questi oggetti ci fanno fare un viaggio, diciamo, non solo nel tempo, ma anche su un pianeta diverso, su un pianeta diverso. Ci restituiscono l'immagine, ideologizzata chiaramente su questa piccola, di un territorio che aveva caratteristiche ben diverse, la piana campana, questa piana piatta come la vediamo ancora, e non solo, di comunità perfettamente adattate e integrate. Quindi, come immagine simbolica, sceglierei questo carretto trainato da due cavalli. È una rappresentazione straordinaria per questo periodo. Anche qui siamo nel IX secolo avanti Cristo, sono le prime forme di statuaria plastica che abbiamo nel nostro territorio, che precedono anche alcune forme di statuaria in altre parti, diciamo del Mediterraneo, in altre aree più note, ed è l'immagine di un controllo della campagna attraverso da parte di queste classi sociali, di questi domatori di cavalli, no? Che era il simbolo dell'aristocrazia per eccellenza, e questo personaggio adotta un rito funerario particolare, che è quello dell'incinerazione, che è riservato agli eroi. Noi lo sappiamo attraverso anche i racconti, no, dell'Iliade, dell'Odissea, come questo rito che prevede il dissolvimento del corpo attraverso il fuoco, perché la forma per nobilitare lo spirito in maniera ciò che resta, no? Gli antichi dicevano neuma, no? Il respiro della persona. Eh sì, è in basso a destra, lì è un altro pezzo straordinario, diciamo, la mia difficoltà appunto di sceglierne uno, perché quello è un rilievo in avorio con una scena dionisiaca che proviene dalla deposizione di una signora romana
di una domina romana del secondo secolo avanti Cristo, in cui appare, e questo già è di per sé straordinario nell'iconografia, questo banchetto con una donna che partecipa pienamente al banchetto, sottolineando la parte di consumo rituale del vino, e l'importanza quindi che avevano assunto le donne nelle società italiche, nelle società campane. Grazie per questo viaggio. Il consiglio, come dire, che do, ormai essendo uno straniero, anche al dottore Salerno, non a Capiglione, perché Capiglione tutti i consigli non va bene. No? Io il consiglio che, come dire, mi permetterei di darle, ma come dire che il palleggio è proprio quello, cioè per ogni museo è complicato scegliere, però per ogni museo comunicare un pezzo solo, e poi quel pezzo praticamente diventa il simbolo di quel museo, perché è una strategia utile e pratica all'interno della società della comunicazione per far conoscere uno spaccato di storia. E partendo da questo, uno per uno, museo per museo, si aumenta la rete. Poi, perché poi qualcuno da fuori ci potrebbe dire tutto quello che fate è ordinario, in realtà dovete fare di più, perché avete un patrimonio, non solo un bene materiale, ma abbiamo anche un patrimonio immateriale che è straordinario. Pensate ai portali, pensate agli eventi della Settimana Santa. E poi dopo ci fermiamo. Ecco, scegliete un pezzo, un simbolo per ogni museo, e fatelo diventare il simbolo dell'identità di quella terra. Grazie. Un attimo, non vorrei chiudere, se mi consentite, la carrellata che abbiamo fatto, anche per dare un senso a questo viaggio attraverso i musei, con questa che vedete, che è una medaglia di Luigi XVI, questo è il retro di questa medaglia, che ha un motto a me piaciuto tantissimo, e vorrei partire anche da questo, forse, per la comunicazione, che è omnibus non si perda per tutti, non per se stessi, e come una fonte di musei sono come delle fontane zampillanti di acqua fresca, dove per la conoscenza ciascuno si può abbeviare. Grazie. Grazie per questo.